Ci stava, ho fatto una bella ripresa nella tintura ignorante. Perfetta. Ragazzi, io vi do un consiglio. Questo video guardatelo se avete già mangiato, perché dopo che ci farà vedere certe cose prenderete a mozzichi il telefono. Amici di Bracemi Ancora, io mi trovo in Valpusteria, nello specifico sono in un minuscolo paesino che si chiama Val d'Aora. Per intenderci, siamo in provincia di Bolzano, a 10 minuti dal lago di Bryce, che è un lago famosissimo. Sto andando a trovare Thomas. Allora, Thomas, ragazzi, è un macellaio, ma io faccio fatica a definirlo macellaio perché più che altro è un visionario. Ha una macelleria a dir poco strepitosa, incredibile, roba che io non ho mai visto in giro in Italia, e credo che sia arrivato il momento di raccontarvela questa macelleria, di raccontarvi la storia di Thomas. Thomas! Michele! Ciao ciao! Ben trovato! Ciao! Allora, Thomas, questo è il tuo regno? Sì, è il mio regno. Bene, e facci fare un giro. Da dove iniziamo? Qui iniziamo proprio nel meeting point, che è proprio per prima cosa è la mia cella per la frullatura di carne. Ragazzi, guardate un po', c'è una cella di frullatura da mille e una notte e iniziamo proprio da qui? Sì, infatti. Venite con noi? Sì, sì. Ecco, apriamo. Cioè adesso siamo proprio in cella frullatura. Ciao, la cella è proprio fatta come la volevo io. Infatti, cioè io ho abbastanza esperienza, che ormai frollo a secco da 9 anni ormai. Ovviamente c'è l'umidità come la voglio io, c'è la temperatura, eccetera, tutto quanto. Oggi facciamo una bella degustazione. Io sono qua anche perché sono curiosissimo di assaggiare la tua frollatura in acqua minerale. Infatti. Ma lo sai, io giro l'Italia da nord a sud, ovunque vado tutti mi chiedono: Michele, ma sta carne che frollano su a Bolzano nell'acqua minerale, l'hai mai assaggiata? No, fino ad oggi non l'avevo mai assaggiata, ma l'assaggio oggi. Facciamo oggi. Vai, proseguiamo il giro, scusa l'interruzione. Ragazzi, eccole lì le 4 bistecche che ora ci assaggiamo. Abbiamo la frullatura nel burro, la frullatura nel whisky, la frullatura nell'acqua minerale. Ragazzi, la mia curiosità è tantissima. E poi abbiamo la frullatura sottovuoto. La frullatura sottovuoto a me non mi ha mai fatto impazzire, però assaggio volentieri, sono molto curioso. Le altre due le conosco, burro e whisky, e sono molto molto curioso di assaggiare qual è l'acqua minerale. Sono arrivate, eccole, se magna. Ragazzi, eccole qua, le 4 bistecche che ora mi mangio, frullata nel burro, eccola, poi frullata nell'acqua, eccola qui, questa sarà la prima, poi abbiamo la frullatura nel whisky, eccola qui, e poi abbiamo la wet, eccola qua, vai. Sono 4 su 4, meravigliose. Ragazzi, ora mi appresto, mi siedo e me le mangio tutte. Abbiamo detto, caro Thomas, che avremmo iniziato con quella più leggera, quella frullata nell'acqua. Eccola qua, allora guardatela, allora la metto anche a fronte di Alessandro,
che oggi ci ha aiutato e ci ha seguito. Allora, facciamo subito la prova odore. Annusia. Prova odore. Ok. Molto soft. Molto soft, ovviamente. Direi... quello che senti adesso è la reazione Maillard. Esatto. Che l'abbiamo fatta la prima. Direi che l'odore è molto basico. Entra dentro il coltello, si taglia. Assaggiamolo, sono molto curioso, ragazzi. Che dici? Dico che è molto delicata. Ragazzi, questa è la bistecca che Thomas frolla nell'acqua minerale. Quanto la fai frollare nell'acqua minerale? Cioè, questo tra 4 e 6 settimane. Rimane proprio nell'acqua minerale gasata, per quell'arco, però sempre sotto l'acqua e non cambia mai l'acqua. Allora, io credo che... Di che carne parliamo? Questa che bestia era? Cioè, era una simmental, cioè pezzata rossa, cioè quella più diffusa nella nostra zona. Età 2 anni, intorno. Allora, di carne ne ho assaggiata tanta. Questa A, devo assaggiarla ancora meglio. Non sto... Gusto liscio, no? Questo è un gusto decisamente liscio. Sono curioso di metterci, ne prendo solo un altro pezzetto, se no poi mi mangio solo questa. Allora, mettiamoci un po' di sale. Vediamo un po', con un po' di sale, con un po' di sale Maldon come va. Allora, ti dico la mia, con un pizzico di sale ovviamente il gusto wow aumenta, e fosse per me questa carne la farei assaggiare ai bambini, alle donne, perché è molto delicata, è molto raffinata. Se vogliamo, non è invadente, non possiamo definire questa carne invadente, avrei difficoltà a definirla invadente, molto, molto basic. Ragazzi, ho soddisfatto la mia curiosità, finalmente ho assaggiato la famosa carne di Thomas frollata nell'acqua minerale e sono molto soddisfatto, perché non avevo idea di cosa avrei assaggiato. Ora che me la sono messa in bocca, l'ho gustata, l'ho contemplata, posso dire che è un prodotto ben riuscito, un prodotto molto particolare, ottimo, bravo. Io ci sono partito da Roma, mi sono fatto 9 ore di auto per venire a trovare Thomas, Valpusteria, posto incredibile, posto magico, per me che vengo poi da regioni sicuramente non settentrionali, è un'Italia affascinante, un'Italia bella. Mi ha fatto estremamente piacere, Thomas, vedere come tu sei innamorato della tua terra e come tu voglia raccontare solo i prodotti della tua terra. Questo potrebbe essere un grande... dibattito, potremmo aprire un grandissimo capitolo di discussione se sia più o meno giusto lavorare solo le bestie del proprio territorio, i sapori del proprio territorio, ma poi sono scelte pure, se vogliamo, filosofiche, no? Scelte di vita, scelte esistenziali. Sicuramente secondo me avresti faticato molto di meno se avessi portato il tradizionale Angus. Certo. Però devo dire, è una scelta estremamente coraggiosa quella che stai facendo, mi piace, la approvo, non vedo l'ora, ragazzi, di poter raccontare altre scelte così di persone che decidono di abbracciare in toto il proprio territorio e farlo assaggiare a tutti quanti, più persone possibili, per esaltarlo. Io, caro mio, tra le quattro, ti posso dire che mi vada... Io lo so già, quella più forte ti piace sì, più. Sì, esattamente, quella più forte ti piace più. E sì, quindi la prossima volta aggiungo anche la frullata secco. Salsa chimichurri? Salsa chimichurri. Allora, bistecca frullata nel whisky con la salsa chimichurri. E a me piacciono i sapori più forti e le cotture al sangue. Quello che avete imparato a conoscermi, e ora io intingo nella salsa chimichurri la bistecca frullata nel whisky. La intingo proprio alla burina. Intinta alla burina, come si dice dalle mie parti. Mortacci quanto è buona, no, mortacci.
mortacci quanto è buona. Mortacci quanto è buona. Grande, grandioso. Benissimo. Direi che però a questo punto dovete mangiare pure voi, no? Bene ragazzi, accomodatevi. Io mi bevo una bottiglia della sua birra. Ragazzi, alla prossima, un abbraccio, che la presa sia con voi. Ciao. Un whisky. Ok. Ah, io subito ho sceso il burro. Sono da burro.